Buonasera a tutti, io comincio così a botta, senza tanti preamboli, visto che l'argomento è delicato e preferisco concentrarmi sull'argomento che non sulle introduzioni che a volte risultano un po' da buone maniere. Allora, noi tutti siamo venuti qui perché attirati da un titolo, La preghiera del cuore. Però è un titolo che può essere equivocato, perché già la parola cuore può essere intesa in tanti modi, soprattutto nel nostro gergo occidentale moderno, che è sinonimo di sentimento, emozione, pensiero. Con la preghiera c'entra fino a un certo punto. E lo stesso termine preghiera può essere equivocato, perché se io dico preghiera, noi cosa pensiamo? Andiamo a pregare il rosario, andiamo a pregare le lodi mattutine, andiamo a pregare i vespri, andiamo a pregare la Via Crucis, Quaresima. Ed è vero, è giusto, si pregano tutte queste cose. Però sono mezzi, sono pratiche, sono devozioni, sante devozioni, molto buone, ma sono finalizzate alla preghiera, sono scopi, no? Per disporre il nostro spirito alla preghiera. Ma io posso anche pregare il rosario senza pregare, pensando ai fatti miei. Ho pregato? No. Ho recitato delle preghiere, che rimangono preghiere, perché il contenuto è oggettivamente buono, oggettivamente santo, e si rivolge a comunque a chi è santo, Padre Nostro, Ave Maria, tutte le preghiere che conosciamo. Ma la disposizione del mio spirito non è rivolta alla preghiera, perché io, mentre sono a messa, penso volontariamente ai fatti miei, perché se non è volontario, poi vedremo, insomma. L'importante è la buona volontà di non distrarsi. Però io mi ricordo che quando ero ragazzo andavo a messa e per un'ora intera pensavo ai fatti miei. Pregavo? No. Semplicemente assolvevo al precetto domenicale e nessuno poteva dirmi niente. La mamma: ma sei stato a messa? Ah sì, ma ho visto tutti, però pensavo ai fatti miei. Quindi preghiera non è proprio dire le preghiere. Preghiera è avere una disposizione interiore al colloquio con Dio. Ma ancora non è preghiera del cuore, perché io posso mettermici anche di buona lena a pregare il rosario. Ne dico 50 al giorno e lo dico convinto. Sono un forte sostenitore della preghiera del rosario, ma chiedo in grazia quello che pare a me. Madonnina Santa, riempimi di tanti soldi. Madonnina Santa, fammi trovare il marito. Madonnina Santa, aiutami con questa cosa del lavoro. Madonnina Santa, vendicami per il torto subito. I più avanzati non diranno mai vendicami per il torto subito, però possono dire: guarda cosa mi hanno fatto, è tutta colpa degli altri, io sono tanto bravo. E chi è che pregava così? C'era il pubblicano che stava in fondo alla chiesa e diceva: perdonami Signore. E ce n'era uno davanti che diceva: guarda come sono bravo, guarda che pago le tasse, guarda che rispetto tutti i precetti. E qual era la preghiera più considerata? Quella dell'uomo pentito. La disposizione alla preghiera, quindi. Dicevamo, ci vuole la disposizione alla preghiera. E che cos'è questa disposizione alla preghiera? Non è facile dirlo, perché effettivamente
noi possiamo disporci alla preghiera con tutta la buona volontà, ma abbiamo un problema. E ce lo dice San Paolo. Ci dice che noi in realtà non sappiamo che cosa chiedere nella preghiera. E lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza. E non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che una parte di noi è preso dalle proprie passioni. Vuol dire che una parte di me è in qualche modo avvolto da un velo che mi fa apparire buono per me ciò che non lo è. È il momento in cui dico: ah, ma Dio non mi ascolta. Ho pregato tanto e non ha esaudito quello che io ho richiesto. E ce lo dice anche San Giacomo, che ce lo dice: chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare, cioè, le vostre passioni. Giacomo capitolo 4, versetto 3. E questo non è ancora preghiera del cuore. Perché come faccio a dire che è preghiera del cuore se chiedo le cose sbagliate? Che cosa vuol dire cuore? Vuol dire sentimento, emozione? Vuol dire il pensiero? Vuol dire il trasporto che ho nel pregare? No. Biblicamente il cuore è laddove tutto il mio essere converge al centro, ed è laddove abita in noi lo Spirito Santo. Non siamo soli a pregare, anzi, per la verità, è lo Spirito Santo che prega per noi. Noi partecipiamo a questa preghiera, ma se non partecipiamo in modo adeguato, o meglio, remiamo contro a ciò che lo Spirito Santo chiede in noi, non possiamo dire di fare proprio la preghiera del cuore, che è quella preghiera attraverso la quale diventiamo uno con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo prega e io voglio ciò che vuole lo Spirito Santo. È un bel cammino. Perché? Perché il nostro egoismo, i nostri peccati, i nostri pensieri, i nostri interessi ci portano lontano da questo. Perché la vita dello Spirito è fatta di indicazioni ben precise. Non è fatta di sola fede, ma è fatta di un'ascesi della persona che porta a un pellegrinaggio interiore. Non basta dire io credo e siamo a posto. Io credo, certo, è l'inizio. Il battesimo è l'inizio, è il momento in cui lo Spirito Santo inizia ad abitare in noi. Ma ci vuole la partecipazione della nostra volontà affinché ciò emerga. Altrimenti abbiamo due possibilità. Abbiamo la possibilità del peccato mortale. Io mi sono confessato 5 minuti fa, il peccato mortale non ci so. Però il momento del peccato mortale è il momento in cui non viviamo più in grazia di Dio. Ovvero lo Spirito Santo, la Santissima Trinità, non può più abitare dentro di noi. E quando è che facciamo un peccato mortale? Facciamo un peccato mortale quando, detta proprio, trasgrediamo a uno dei 10 comandamenti, si dice materia grave, in piena libertà e in piena coscienza.
vuol dire che io so esattamente cosa sto facendo di male e lo voglio fare. Allora lì c'è una frattura, una separazione tra me e Dio. Mi posso riconciliare attraverso il pentimento sincero. Cos'è il pentimento sincero? Il riconoscimento di aver fatto male e la riproposizione di non farlo mai più e di espiare il peccato compiuto. Questo è il pentimento. E allora ci si va a confessare dal prete. Non basta, Signore, perdona. No, il peccato mortale va confessato dal prete. Ci si confessa, si enuncia il proprio peccato in modo tale che sia chiaro al sacerdote quello che, sia stato, che è stato fatto. E il sacerdote, visto il pentimento che abbiamo, ci darà l'assoluzione con la penitenza. Questa assoluzione ci rimette in grazia di Dio, cioè lo Spirito Santo torna ad abitare in noi. Però c'è anche un'altra via, è quella che di solito ci accomuna tutti, che è quella delle passioni veniali. Che cosa sono? Sono quei peccati che non hanno materia grave. Non uccido nessuno, non compio adulterio, non bestemmio volontariamente, assolvo i miei compiti da cristiano, però i miei peccatucci ce li ho. E ogni peccatuccio che si accumula è come se ponesse un velo di fronte ai nostri occhi. E perciò quella che dovrebbe essere una comunicazione vispa e felice con lo Spirito Santo diventa una comunicazione più difficile. E allora è quando diciamo, ma non capisco il progetto di Dio che ha su di me, ma io vorrei fare questo e invece succede quello. Mi piacerebbe sposarmi e non trovo marito. Mi piacerebbe trovare un buon partito, ma non lo trovo. Oppure faccio un sacco di carità, però poi a casa mia moglie non la sopporta, e via dicendo, no? Tutte cose, tutte passioni, tutti peccati che ci portano a chiuderci su noi stessi, come il guscio delle noci, e non permettere allo Spirito Santo di esprimere ciò che lui vuole su di noi e trovare in noi l'accoglimento, dire sia fatta la tua volontà. Perché che cosa dice lo Spirito Santo dentro di noi? Cos'è che urla? Urla Abba Padre. Galati, 4:6. Voi siete figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba Padre. E chi è che dice anche Abba Padre? Lo dice Gesù. Lo dice nel Padre nostro, ce lo insegna a noi. E ci insegna che cosa vuol dire Padre nostro nel Getsemane. Quando dice non la mia, ma la tua volontà, Padre. Abba Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Quindi possiamo dire Abba Padre solo se sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. E questo però ha delle conseguenze, ha le conseguenze che ci dice Gesù, che è se uno mi ama,
osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà. Osserverà la mia parola vuol dire prendere a modello Cristo e imitarlo in tutto e per tutto. E se si ama Cristo bisogna imitarlo. E imitarlo vuol dire in tutto. E questo vuol dire che ci dobbiamo sciogliere da tutte quelle che sono le nostre passioni, da tutte quelle che sono i nostri legami con lo spirito del mondo, che non conosce lo spirito di Dio, o uno o l'altro. E San Giovanni della Croce diceva giusto, fa: se un uccellino è legato con una grande catena o è legato con un piccolo spago, il risultato cambia poco, fatto sta che non può volare via. Quindi il nostro compito di cristiani è quello di dire sia fatta la tua volontà e di assecondare quello che è il gemito inesprimibile che lo Spirito Santo dice in noi. Certo, non è semplice. Allora, abbiamo visto che il problema, quindi, della preghiera del cuore, che è diventare uno con lo Spirito Santo nel pregare, e allora poi tutte le devozioni vanno bene, eh? Allora basta dire un Ave Maria, basta dire il Padre Nostro, la Via Crucis, il Rosario, diventano tutte preghiere belle ed efficaci. E non serve andare a cercare 1870 devozioni al giorno per ottenere questa o quella grazia. Perché quando si è uniti nel chiedere allo Spirito Santo, si ottiene, ma bisogna pregare bene. E pregare bene, dobbiamo essere insistenti, dobbiamo meritarci in qualche modo quello che chiediamo, deve essere una cosa oggettivamente buona, deve essere voluta dallo Spirito Santo. Però per arrivare a questo punto c'è da vincere. Da vincere che cosa? Il peccato. E quindi bisogna vedere come si fa a vincere questo peccato. I padri del deserto, che sono gli ideatori, diciamo, della preghiera di Gesù, che poi vedremo la prossima domenica, che è, diciamo, l'apice riconosciuto della preghiera del cuore, i padri del deserto avevano creato una psicologia del peccato. Diceva: se bisogna vincere il peccato, bisogna studiare il peccato, bisogna capire come fa a imporsi su di noi. E avevano dato 5 punti. Voi provate a pensare quando caschiamo nel peccato. Provate a pensare quando cadiamo nel peccato. Se torniamo indietro da vedere che come è cominciato, è sempre, sempre, sempre uguale, con un pensiero. Il peccato, qualunque esso sia, nasce con un pensiero. Prima di fare un qualche cosa lo devo inevitabilmente pensare. E allora la lotta deve essere rivolta a questi pensieri, perché se io voglio vincere il peccato lo devo vincere alla sua origine, e perciò devo partire dal pensiero. Il padre del deserto diceva: 5 punti, evagri, il teologo dei padri del deserto. Evagrio diceva 5 punti. Il primo, la suggestione. La tentazione non arriva mai così apertamente, inizia con la suggestione, un pensiero che si propone e ti dice: guarda come sono bello,
è il momento in cui io avverto questa vocina o questa sensazione o questo trasporto, che mi dice guarda che ti piaccio. E la suggestione inizia in qualche modo un qualche cosa di interno o di esterno a modificare la mia percezione della cosa. Subentra un fattore che dice sono suggestionato da qualche cosa. È il primo momento. E di solito segue un secondo momento. Chi è molto abituato alla lotta contro questi pensieri si accorge fin da subito che c'è qualcosa che non va. Chiude subito, dice no. E il no deve essere perentorio. Dal momento della suggestione, io sento che qualche cosa mi va a turbare, o perlomeno suscita in me un qualche cosa che o per intelligenza o per esperienza so che mi può portare a qualche cosa di negativo, io metto subito il blocco. No. Il più delle volte non succede. E allora si passa al secondo step, al secondo punto. È il momento del colloquio. Sono suggestionato, so che non va tanto bene, ma è talmente bellino sto pensiero, mi potrebbe dare tanta soddisfazione, eppure so che non va bene. E inizia il colloquio col diavolo. Sì, però, ma forse, potrebbe darsi, però non voglio, però mi piace. E diventa una catena infinita di colloquio. La mente inizia a circolare, a girare, a girare, a girare, e intanto pian piano ti stanchi. Perché stai colloquiando. La mente va in sovraeccitazione a un certo punto. E il diavolo è più abile di noi nella sua dialettica. E prima o poi, o per sfinimento, o per abilità, o per debolezza nostra, questo colloquio in cui noi diamo i pro e i contro e sembra ancora un qualche cosa, ma sì, ma sono abbastanza forte da resistere, la presunzione, bellissima la presunzione di potersi accostare a un peccato senza esserne corrotti. Bellissimo, ci si casca sicuri. Ma noi siamo ancora in una fase di colloquio e ci stanchiamo e si passa al terzo punto. Qual è il terzo punto? Il terzo punto è il combattimento. Dal colloquio siamo passati alla tentazione vera e propria. Ci siamo accorti che non è più colloquio, ma è un tentare di resistere. Dalla suggestione iniziale, dove sembrava una cosina da niente, da una chiacchierata con il diavolo, siamo passati al combattimento. Cioè, io devo resistere e devo contrappormi per non peccare. Ma già a questo punto, di solito, le nostre difese sono più deboli, perché siamo sfiancati dai punti precedenti che ci hanno richiesto energia vitale e non li abbiamo superati i due momenti precedenti perché non abbiamo pregato o abbiamo pregato male, abbiamo confidato invece nelle nostre forze. E nel momento del combattimento, alla fine, poi si può cedere, di solito si cede. E che cosa viene? Il consenso. Quarto punto. Il momento del consenso è il momento vero e proprio del peccato. Quello che poi dopo noi andiamo a confessare. Il momento in cui dico sì, va bene,
lo faccio. E che cosa succede quando dico sempre sì allo stesso peccato? Succede che si passa al quinto punto, cioè la passione, il vizio. Cioè non si passa più attraverso tutti questi passaggi, ma piano piano si fanno quelle cose senza neanche più combattere, senza neanche più resistere. È l'assunzione del vizio. Il lussurioso non combatterà più contro la lussuria, diventa un atto abituale. Chi mormora contro il prossimo non dirà più "cerco di non dirlo", ma diventerà maldicente in modo automatico. E quando glielo fai notare, un vizio talmente radicato va a destrutturare la coscienza e ti risponde: "E vabbè, ma cosa faccio di male? Dico semplicemente la verità. O faccio semplicemente qualche cosa che non fa del male a nessuno. Che male faccio?" No? Di solito questi sono i tipi di giustificazione che dà chi ha assunto un determinato vizio e non vuole cambiare. E perché diventi vizio, quindi, deve aver passato tanti step e tanti sì, tanti consensi. Quindi vuol dire che è una cosa aggravata del peccato. E quindi ci sono anche dei peccati veniali che teoricamente non dovrebbero togliere la grazia santificante, ma che sono talmente radicati che vanno a oscurare la grazia santificante, o meglio, la rendono impossibilitata ad operare. E quindi è un bel problema. Il combattimento, quindi, nasce dal momento della suggestione. E allora la prima domanda che viene è: cavolo, ma allora lo si può evitare un pensiero? Posso evitare che mi venga un pensiero? La risposta è sì e no. Mi spiego. Sì, perché tanti pensieri che arrivano a suggestionarci sono dovuti alla nostra imprudenza nell'accostarci alle varie cose. Se io la sera prima di andare a letto mi guardo un film così, è chiaro che poi la notte mi posso fare dei sogni un po' strani. Se io vado in mezzo, se so che la mia debolezza è la maldicenza, e se vado in mezzo a un gruppo di maldicenti, è chiaro che poi mi vengono pensieri brutti. Quindi, il famoso fuggire le occasioni prossime di peccato, che vi ricordo, è un impegno preciso che ci si prende tutte le volte che ci si va a confessare, è un dovere morale che noi assolviamo raramente. È il peccato dell'imprudenza. Io so di essere debole, ma me ne frego e mi accosto a delle cose che so che possono portarmi al male. Questi sono tutti pensieri, possibili suggestioni che io potrei evitare. E quante sono? Tantissime. E quella è colpa. Eh sì, quella è colpa perché si va a cercare la prova. È una colpa di imprudenza. Fuggire il peccato è il momento in cui io sono alla prova. Non posso presumere di me. Devo essere vigilante, devo sapere le mie debolezze e se posso riuscire a evitare. Non sarò mai abbastanza forte io per vincere me stesso. Figuriamoci se sarò mai abbastanza forte per vincere il diavolo che suggestiona me stesso.
È un atto di presunzione che predispone al peccato. E poi ci sono i pensieri che non si possono evitare. E quelle sono le tentazioni vere e proprie, date dal diavolo e date anche dalla nostra natura corrotta dal peccato. E tante volte queste cose funzionano in simbiosi. C'è la nostra natura che è corrotta. Il diavolo conosce laddove siamo deboli e dove va ad agire, dove siamo deboli. E allora, come si fa a vincere questi pensieri se alcuni di essi non posso evitarli? Di sicuro non li vinco io, ma non li vincete neanche voi. Perché il pensiero è un elemento che ha sfaccettature troppo diverse e che sfugge all'esercizio della volontà. E il padre del deserto dice: ho trovato il problema, adesso devo trovare la soluzione. E sempre Evagrio aveva trovato la soluzione. Adesso io scrivo l'antir. Un insieme di passi della Bibbia adatti a vincere tutti i diavoli, quello della lussuria, quello della superbia, quello dell'avarizia, quello della tristezza, dei vizi capitali danteschi che ci fanno studiare, hanno tolto il vizio della tristezza, che i padri del deserto invece consideravano il più pericoloso. Il vizio della tristezza deriva dall'ira e dalla disperazione. Dall'ira, perché io sono triste, mi arrabbio perché non riesco a fare qualche cosa, e divento triste perché divento impotente di fronte alla mia incapacità. Superbia, che mi porta alla tristezza. Quindi la tristezza era l'ottavo peccato che noi abbiamo perduto. E quindi in questi antierreticus, scritto da Evagrio, c'erano dei passi della Bibbia che i padri del deserto studiavano a memoria, e a seconda della tentazione che arrivava dicevano il versetto opportuno per cacciare via quel diavolo. E perché facevano così? Perché, come abbiamo detto, vi ricordate nel colloquio, il diavolo è abile nella sua dialettica, e solo uno può vincere: Dio. E la parola di Dio è l'unica che può vincere il diavolo. Non il tuo discorso, non il mio discorso, non il sofisticato ragionamento. La parola di Dio. Perché la parola di Dio è davvero parola di Dio. No, ma sì, sono un bel libro, però ci sono dei passi nell'Antico Testamento che non mi piacciono, sono forti, sono violenti, sono... È tutta parola di Dio. Se noi non la comprendiamo, non è colpa di chi l'ha scritta, è colpa della nostra cecità. Allora dobbiamo tentare di andare a capire la parola di Dio per come l'avevano intesa i padri, che illuminati dallo Spirito Santo e attraverso un'ascesi severissima avevano scorto i segreti delle sacre lettere e ce li hanno tramandati a noi. Abbiamo questa fortuna.
e hanno spiegato come dei passi letterari che a noi suonano una civiltà occidentale tutta perbenista, guai a chi dice un qualche cosina in più, in realtà ha un significato spirituale molto più alto. Ad esempio i salmi imprecatori, avete mai visto i salmi imprecatori? Salmi imprecatori sono salmi durissimi in cui si maledice, in cui dice: mi auguro che tua moglie diventi vedova. Ma non può essere un libro ispirato. Invece i padri, che partivano da una fede più grande della nostra e dicevano: la parola di Dio è parola di Dio, dicevano: ha un suo significato. E perciò usava il salmo imprecatorio contro il diavolo. E vabbè, ma il diavolo non è mica la moglie. Non vuol dire. È parola di Dio che usava contro una determinata tentazione, contro un determinato pensiero, ha efficacia. La parola di Dio è più alta del tuo ragionamento. E un passo, non mi ricordo se dei Proverbi o dei Siraci, mi dispiace, andrò a cercare, dice: non fidarti del tuo discernimento, perché il tuo discernimento è fallace. Affidati alla parola di Dio e fa guidare il tuo discernimento dalla parola di Dio. E l'interpretazione corretta delle sacre scritture è affidata al magistero della Chiesa. Questo ce lo dobbiamo sempre ricordare, perché io vedo tanti che aprono la Bibbia, leggono e tirano fuori un po' il tutto. Un conto è: apro la Bibbia, leggo la Bibbia, comprendo la Bibbia e poi faccio in modo che il testo della Sacra Scrittura parli anche a me. Ma non devo fare come Lutero, che apro la Bibbia, dice una cosa a me e quindi va bene così. È quella lì per tutti, no? Abbiamo la Chiesa che interpreta correttamente le Sacre Scritture, e così è per tutti. E poi dopo la Sacra Scrittura parla anche a me. Ma se quello che dice a me entra in contraddizione con il magistero della Chiesa, vuol dire che quello che dice a me me l'ha suggerito o la mia testa malata o il diavolo. No? Noi dobbiamo sempre avere la prova del nome: ma ho capito bene o ho capito male? E chi me lo dice? Me lo dice il magistero della Chiesa, me lo dicono i padri che hanno trovato il giusto modo di leggere le Sacre Scritture. E va bene. Allora, il modo per vincere il pensiero dei padri del deserto era quello di armarsi di questi versetti biblici. E funziona. Il fine che ci dobbiamo porre è quello di bloccare la tentazione al momento della suggestione, al primo momento. È lì il momento che è da bloccare, perché se si va avanti si va sempre più nel pericolo. Già nel colloquio tu stai assaporando un pochino del peccato che andrai a gustare, perché stai soppesando i pro e i contro di quello che piace a te. E il momento dove bisogna fermare la tentazione è la suggestione. Lo fanno in pochi. Però bisogna cercare quantomeno di fermarlo il prima possibile. E allora ci sono i passi. Però c'è chi è smemorato, c'è chi non ha voglia di impararsi a memoria i versetti biblici. E questo accadeva soprattutto un tempo
quando la maggior parte dei padri del deserto, che era analfabeta, erano contadinotti che a un certo punto avevano deciso di andare ad abitare nel deserto e non sapevano né leggere né scrivere. E questi sapevano solo pregare. E pregavano bene. Però non sapevano leggere e scrivere. Allora come fare a trovare una soluzione per questi che magari di tutta la Bibbia conoscevano tre versetti, però su questi tre versetti stavano a meditarli per 40 anni. Noi di solito si guardano i versetti della Bibbia, sì sì, bello bello, a che ora si mangia? No, noi facciamo così di solito. Loro ci stavano su per 40 anni, per tutta una vita, tre versetti. Va bene, e Dio lo dice, ma come facciamo? Ci sarà pure una formula che raggiunge tutto quanta la forza della Sacra Scrittura. Ci sarà pure un modo, una frase, un qualcosa che sia sempre valido, per ogni occasione, sempre e comunque. E l'hanno trovata. L'hanno trovata nella cosiddetta preghiera di Gesù. Che cos'è questa preghiera di Gesù? È: Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Questa frase, che sarà oggetto del nostro prossimo incontro, che è l'8, se non ricordo male, racchiude in sé tutta la potenza dei versetti biblici, perché in sé contiene la parola Signore, ovvero il Re dell'universo, Gesù Cristo, il nome che è al di sopra di ogni altro nome, il nome di fronte al quale ogni ginocchio si pieghi, Figlio di Dio, l'ammissione della natura di Cristo, vero Dio e vero uomo, quindi una professione di fede, abbi pietà di me, io contro la tentazione non sono nulla, io contro il mio peccato non sono nulla, io non posso assolvere me stesso, tu puoi assolvere me. È più difficile guarire un corpo o rimettere i peccati? Chiedeva Gesù. Guarire il corpo si può anche guarire, ma chi è che può dire di rimettere i peccati? Nessuno, solo Dio. E quindi nel momento in cui dico abbi pietà di me, ti chiedo di rimettere i miei peccati. Peccatore, perché la mia condizione è quella dell'essere nulla. Il mio essere ha validità solo perché tu abiti in me. La mia persona assume valore, certo, perché sono stato creato e quindi la creazione ha un valore intrinseco. Ma la mia dimensione soprannaturale acquisisce valore solo perché è abitata dallo Spirito Santo. Altrimenti sarei come Adamo, come Eva, cacciati dal paradiso terrestre. Figli ripudiati per colpa nostra, ma il battesimo ci reintegra all'interno della figliolanza divina, figliolanza adottiva, ma figliolanza per cui possiamo chiamare Dio Padre. L'unica religione al mondo che può farlo è la nostra. I musulmani, per i musulmani è impossibile chiamare Padre Dio, è impossibile che un Dio abbia un figlio e che abbia figli. Solo la religione cristiana intende Dio come padre.
E quindi il fine, in ultimo, qual è? Certamente quella di fare in modo di diventare, di acquisire pienamente lo Spirito Santo e di vivere nello Spirito Santo e dire non la mia, ma la tua volontà. Perché lo Spirito Santo in me prega Dio. All'interno delle relazioni divine, Padre, Figlio e Spirito Santo, lo Spirito Santo è colui che prega e prega anche in noi. E quindi diventiamo uno con la Santissima Trinità. Ma per fare questo bisogna passare attraverso l'ascesi che abbiamo detto, cioè la rinuncia ai pensieri che ci suggestionano e ci portano a peccare e pertanto scioglierci da questi vizi. E quindi diventare in qualche modo degli uomini divinizzati. Ma divinizzati non perché noi siamo bravi, ma perché abitati in pienezza dallo Spirito Santo. Si dice, ma io devo diventare santo. Sì, è vero, però è un termine improprio, perché tu non diventi santo, è la grazia che ti abita che ti fa santo. Tu devi difendere questa santità. E si difende questa santità attraverso la lotta contro noi stessi e contro il diavolo. La prossima volta cercheremo di approfondire il discorso intorno alla preghiera di Gesù, anche attraverso delle considerazioni pratiche, come abbiamo fatto anche questa volta col peccato, e vedremo come questa pratica sia di istituzione divina e come permetta di facilitare, per quanto attraverso numerose lotte, la nostra divinizzazione, ovvero il trionfo dello Spirito Santo dentro di noi.